Buona visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for people. Carissimi amici di Safe Drive e telespettatori di Odeon, benvenuti. Oggi ci troviamo a Bergamo, davanti a Palazzo Frizzoni, Palazzo del Comune, per dare il via al secondo speciale del 2012, che si chiama Green Town, perché è tutto dedicato alla mobilità sostenibile. E mai come questa volta un parterre di vetture estremamente eterogeneo, sia nella conformazione ma anche nelle motorizzazioni. Abbiamo una vettura completamente elettrica, Renault Kangoo ZE, zero emission, abbattimento completo della CO2 e ridotti costi di gestione. Poi abbiamo tre vetture full hybrid, una estremamente sportiva, BMW serie 3, pensate, oltre 340 cavalli. Poi abbiamo una delle case che ha creduto prima di tutte le altre a questa doppia motorizzazione, mi riferisco a Toyota con la Prius, e poi un'altra vettura estremamente interessante con delle linee avveniristiche, Citroen DS5 iDream. E poi due piccoline con motore 1200 a benzina, Fiat 500 e Suzuki Swift, ma con qualcosa in più, il sistema di alimentazione GPL, che anche in questo caso riduce drasticamente la CO2, permette costi di utilizzo estremamente contenuti e si può entrare anche nelle zone a traffico limitato. Ma come sempre, innanzitutto ringraziamo i nostri partner tecnici che ci accompagneranno in questi minuti e in queste immagini inedite. Bosch, Alcar, Diavolina, Dr. Glass e anche Continental. E poi non dimentichiamoci gli amici, i colleghi partner media, Automobilismo, il periodico di casa Edisport e il sito internet del giornale.it. Ecco, ma prima di dare il via alle immagini abbiamo incontrato il vice sindaco, il dottor Gianfranco Ceci, che è anche assessore alla mobilità e al traffico della città di Bergamo, per capire come il comune si impegna nei confronti dell'ambiente. Bergamo, in una classifica del Ministero dell'Ambiente, è risultata nona come città sostenibile. Quindi vuol dire che il sistema di parcheggi, il sistema delle auto poco inquinanti, quindi Euro 5, il sistema del trasporto pubblico locale, il car sharing, bike sharing, sono tutti indicatori di una città che in qualche modo ha a cura e tiene molto all'ambiente. Intervenire per esempio sui veicoli elettrici è uno dei nostri obiettivi, c'è un piano che prevede la distribuzione in città di 12 colonnine elettriche, è il punto di partenza, riteniamo che l'elettrico dal punto di vista trasportistico sia il futuro per l'Italia, per Bergamo. È una città dal punto di vista orografico abbastanza complicata, schiacciata a nord su Città Alta con tantissimi centri storici, e quindi intervenire sul piano urbano del traffico è stato il nostro primo obiettivo. Le linee di intervento riguardano l'infomobilità, deve essere una città smart e quindi aperta alla tecnologia. C'è un piano che riguarda Città Alta e anche Città Bassa, proprio le aree delicate, quelle che sono storiche, debbono per forza avere come accesso unicamente e solamente, questo è il prossimo futuro, veicoli elettrici. Quindi auto di questo tipo vanno esattamente incontro alle esigenze di una città che sta puntando tutto sulla mobilità dolce e la mobilità sostenibile. Lo speciale Green Town comincia con la versione ibrida della BMW serie 3, BMW Active Hybrid 3, una versione che coniuga un motore benzina ed uno elettrico per un totale di 340 cavalli di potenza, quindi grande rispetto ecologico ma anche prestazioni generose per questa vettura che fino a 75 km orari funziona con modalità elettrica. Il full hybrid di BMW non poteva essere nient'altro che una grandissima sportiva, perché dalla somma tra il 6 cilindri, 3 litri biturbo e il piccolo motore elettrico, uniti assieme attraverso un cambio automatico a 8 rapporti, permette di avere 340 cavalli, molti newton metri di coppia
In poche parole, 250 km all'ora e un'accelerazione da 0 a 100 in 5 secondi e 3. Pensate ai tempi che aveva una M3 BMW una decina di anni or sono, ma con un grosso vantaggio. Questa serie 3 consuma tra i 15 e i 16 km litro, quella vecchia 7-8 e le emissioni di CO2 sono contenute a 139 grammi. Questo grazie a una cura che parte dal motore, al coefficiente aerodinamico rivisto, a questo cambio automatico a 8 rapporti estremamente interessante, nell'insieme tanta sportività ma con un occhio alle emissioni nocive. E sempre grazie a BMW, tanto lusso e materiali di altissima qualità per un listino prezzi che supera i 58.000 euro. BMW Serie 3 Active Hybrid, la risposta di BMW alle ibride giapponesi, e BMW risponde con una vettura dalle alte prestazioni, ma con dei consumi che, se non si sfrutta indubbiamente tutta la potenza, la coppia di questo motore che supera i 450 Nm, si può percorrere anche 13, 14, 15 km litro grazie al sincronismo dal motore elettrico. Quando sollevate leggermente il pedale dall'acceleratore, il motore a benzina si spegne e non si avverte niente e funziona solo il motore elettrico. Questa doppia funzione permette di ridurre notevolmente i consumi e di avere un'emissione di CO2 media di 139 grammi per chilometro. E per il resto è una serie 3 che ben conosciamo, una serie 3 nell'ultima evoluzione che ha guadagnato in abitabilità interna, ha guadagnato in capacità di carico arrivando a 480 litri. Dunque un full hybrid che dà tanta soddisfazione di guida con questa grinta che è sinonimo del DNA BMW. La casa automobilistica francese Citroën ci stupisce ancora con l'ultima nata della famiglia DS, DS5, che con le linee futuristiche inedite nel suo design ci stupisce ancora una volta grazie alla motorizzazione. Un ibrido che unisce il motore elettrico e per la prima volta non ha un benzina ma un motore diesel. Sì, in realtà troviamo il classico motore a gasolio, un 2 litri e due motori elettrici montati sull'asse posteriore. In totale 200 cavalli. 200 cavalli che permettono a questa vettura di superare i 210 km all'ora, di accelerare da 0 a 100 in 9 secondi e 3, ma un aspetto interessante è la possibilità di funzionare, grazie a una switch all'interno dell'abitacolo, come una vettura a trazione integrale, perché i due motori elettrici, oltre a dare tanta coppia e tanta potenza, permettono di avere una trazione anche sull'asse posteriore, dunque una vettura decisamente polivalente. E poi, come dicevamo, lo spazio, uno spazio interno che, una volta reclinati i sedili posteriori, permettono a questa Wagon Coupé di diventare una sorta di monovolume. Anche in questo caso tanto lusso, rivestimenti in pelle con gli schienali dei sedili che richiamano il disegno di un cinturino, di un orologio, e per un prezzo che supera i 44.000 euro. Direi che questa Citroën, questa vettura francese, più di tante altre si avvicina alla tecnologia e alla qualità delle vetture tedesche, che sono un po' i riferimenti in questa fascia ribattezzata premium. Innanzitutto il propulsore, perché questo ibrido non è come tutti gli altri benzina e elettrico, ma è diesel, un motore a gasolio di 2000 centimetri cubi con 163 cavalli, al quale si aggiungono ben due motori elettrici posizionati e sull'asse posteriore in corrispondenza delle due ruote, e questa distribuzione fa sì che questa Citroën DS5 all'occorrenza diventi una 4x4, perché all'interno sulla console c'è un pomello che permette di scegliere quattro diverse configurazioni: la posizione auto, dove la gestione avviene in maniera completamente automatica, poi c'è una posizione ZEV, dove la vettura funziona solo elettricamente e in questo caso può arrivare a 60 km all'ora e marciare in modalità elettrica per 4 km. Poi c'è una modalità sport, dove i cambi marcia, ricordo un cambio automatico, ma anche la risposta dell'acceleratore, la prontezza dello sterzo e l'assetto è gestita in maniera più dinamica, più sportiveggiante. E poi la posizione AVD, quella che vi dicevo, che vi permette di viaggiare con la trazione integrale fino alla velocità di 120 km all'ora. Greentown, adesso andiamo a scoprire le ultime novità in fatto di tecnologia in casa Bosch. I componenti Bosch continuano ad avere una presenza importante nella maggior parte delle auto, ancor più nei nuovi modelli con alimentazione alternativa.
Nel caso dei veicoli ibridi, ad esempio del tipo plug-in come l'ultima Toyota Prius, i particolari più importanti del nuovo sistema propulsivo verde sono principalmente 5: il motore elettrico, l'inverter, il sistema di ricarica, la frenata rigenerativa e la batteria ad alto voltaggio. Per muoversi a zero emissioni, il veicolo ibrido è equipaggiato con una batteria al litio più potente, che può essere ricaricata prima di un viaggio, direttamente dalla presa di corrente, con un caricatore detto appunto plug-in. Il sistema ibrido recupera e utilizza l'energia accumulata in frenata verso la batteria. A seconda della situazione di guida, il veicolo viaggia con la propulsione del motore a combustione interna, del motore elettrico o simultaneamente con entrambi. Rispetto a un motore a combustione interna, il sistema ibrido plug-in riduce sia i consumi sia le emissioni di oltre il 50%. La casa automobilistica giapponese Toyota allarga la famiglia della sua Prius. Oltre alla versione ibrida e a quella Plus con 7 posti, arriva oggi anche la Prius Plug-in, una vettura comoda con 5 posti, lunga quasi 4,5 metri, che propone una versione con motore benzina 1.8 che insieme al motore elettrico arriva ad una potenza totale di 136 cavalli. Perché plug-in? Plug-in è un po' come i telefonini, basta infilare la spina e si ricarica automaticamente. Perché questa versione, pensate, ha due punti di riferimento. Dalla parte opposta il classico rifornimento per la benzina verde e qui la ricarica. La ricarica che avviene in circa 3 ore e il cuore di questa Toyota permette, grazie a un nuovo pacchetto di batteria agli ioni di litio, di marciare per 25 km nella sola modalità elettrica fino a 85 km all'ora. Cosa vuol dire? Un'autonomia che sale fino a 1000 km. Nel traffico cittadino, utilizzando sia la modalità elettrica che quella benzina, si possono percorrere anche 40-50 km con un litro di carburante, grande beneficio dei consumi e una riduzione drastica delle emissioni di CO2 che scendono a 49 grammi. Tanta tecnologia offre molti valori aggiunti alla Toyota Prius Plug-in, che ha un listino prezzi che raggiunge quasi 40.000 euro e per l'esattezza 39.600. Toyota Prius Plug-in ha qualcosa in più rispetto alle altre normali Prius. Assieme al motore a benzina, un 1.8 da poco meno di 100 cavalli, con un motore elettrico di ben 82 cavalli, si raggiungono prestazioni estremamente interessanti. 180 km all'ora di velocità di punta, 11 secondi e 4 nello scatto da 0 a 100, ma dicevo, alternando il motore elettrico al motore a benzina, lo start and stop nei semafori, il ricarico energetico in fase di frenata, si può arrivare in certe condizioni a percorrere fino a 30-35 km litro, però direi che per un uso urbano o anche per un uso su strade statali o a medie velocità, direi che l'economicità di gestione di Toyota Prius è decisamente importante. E poi la qualità di Toyota è insindacabile, questa vettura è realizzata in maniera molto accurata. L'unico neo, una linea che può non piacere a tutti, per contro questa linea ha permesso di avere un coefficiente aerodinamico di 0,25, direi al vertice nella categoria, e anche questo partecipa alla riduzione dei consumi e a un conforto acustico estremamente interessante. La macchina è molto molto silenziosa. E volevo innanzitutto ringraziare il collega giornalista Ezio Grandi per il grosso contributo che ci ha dato nella realizzazione di questo speciale dal cuore di Bergamo. Ezio, Bergamasco Doc, memoria storica del motorismo di questa regione, raccontaci qualcosa, Ezio. Sì, c'è una storia e c'è una tradizione abbastanza elevata che forse non tutti sanno, ma vale la pena di ricordarla. Una delle prime macchine costruite fu l'Esperia, che segnò l'inizio della storia automobilistica bergamasca, e da questi costruttori si è passati ai giorni nostri, attraverso un arco di circa un secolo, con i produttori di turbine per i motori turbo diesel delle più grandi case automobilistiche. Riferimento e tradizione a cui ora si dedicherà in maniera particolare l'amico presidente del Consiglio Comunale di Bergamo, dottor Guglielmo Redondi. Che abbiamo sentito e adesso ascoltiamo assieme la sua intervista. Bergamo, oltre a avere una grande storia del passato, ha anche una tradizione motoristica molto importante. Tanto è vero che nel 1935 c'è stata questa grande manifestazione di piloti e Tazio Nuvolari ha vinto
questa magnifica gara del circuito delle mura, cosa che è continuata negli anni anche con le moto. Basta fare il nome di Agostini, grande campione di motociclismo bergamasco. E su queste immagini si conclude la prima parte del nostro speciale, ma prima di andare in pubblicità volevo ricordare e ringraziare il nostro partner storico Diavolina, leader nella produzione di prodotti da fuoco. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, Building Networks for People. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, Building Networks for People. Sì, ma chissà quando torna, ormai è così tardi. Vabbè, almeno io sono qui al calduccio che lo aspetto. Ehi, sta arrivando proprio adesso, dai, ti saluto, ciao. Tesoro? Finalmente, C'era tanto traffico, guarda, ho preso tanto di quel freddo. Vabbè, dai, togliti il cappotto. Hai acceso il camino? Sì, con Diavolina è semplice e veloce, guarda tu stesso. Diavolina accendifuoco ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Grazie alle sue proprietà, Diavolina accendifuoco ecologico rispetta l'ambiente ed è facile e sicuro in ogni contesto. Sei stata così brava che stasera cucino io. Se passassimo subito al dolce. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina ecologico nella sua elegante confezione da 100 cubetti, in grado di unire la praticità e la qualità di Diavolina alla bellezza di un elemento di gradevole arredo per il tuo camino. I pneumatici rivestono un importante ruolo all'interno di una vettura, non solo per le sportive o supersportive, ma soprattutto con questo tipo di vetture, perché la resistenza al rotolamento deve essere adeguata alla tipologia del veicolo. Però chi meglio di Alberto Bergamaschi, direttore relazioni esterne di Continental Italia, può raccontarcelo. L'obiettivo dei costruttori di autovetture è generalmente di risparmiare circa un 20% di resistenza al rotolamento dal modello vecchio al modello nuovo. 20% di riduzione di resistenza al rotolamento vuol dire sostanzialmente 3% di riduzione dei consumi, che di per sé come valore assoluto non vuol dire tanto, ma nella vita di tutti i giorni, nella guida di tutti i giorni, sommando chilometri su chilometri, alla fine fa un risultato decisamente interessante. I grandi costruttori di pneumatici lavorano in maniera estremamente intensa sulle mescole e sulle strutture dei pneumatici. Noi di Continental abbiamo proposto una linea nuova, la Conti 5 Family, che è costituita da tre tipi di pneumatici, il Conti Eco Contact 5, il Conti Premium Contact 5 e il Conti Sport Contact 5, che sono pneumatici per diverse tipologie di vetture, senza penalizzare però le prestazioni, quindi la frenata sul bagnato, la tenuta di strada sul bagnato, la tenuta di strada e la frenata sull'asciutto e anche il concetto di velocità, perché sappiamo che queste vetture, pur essendo vetture ibride, hanno comunque delle velocità di punta che a volte superano i 190 km/h. Suzuki
Suzuki Swift nel nuovo modello, disponibile in contrazione a due oppure quattro ruote motrici. Quello che vediamo qui alle nostre spalle è la versione B-Fuel, benzina e GPL. Una vettura che piace, che è lunga 3,80 m, con un bagagliaio abbastanza capiente, che da 211 litri arriva fino a oltre 500 litri con i sedili posteriori abbattuti. Connubio decisamente riuscito tra l'alimentazione GPL e il motore a benzina di Suzuki, un 1200 con 94 cavalli vivaci grazie alla fasatura variabile. Il sistema di alimentazione aggiuntivo è realizzato da DRC. Come buona parte di questa tipologia di vetture troviamo un serbatoio torroidale di oltre 30 litri posizionato al posto della ruota di scorta e questo non influisce sulla capacità di carica. Dicevamo un motore vivace che ben si sposa con prestazioni interessanti, oltre 165 km all'ora, circa 20 km con l'alimentazione a benzina di percorrenza e circa 15 km sempre di percorrenza con un litro di gas che però, ricordiamo ancora una volta, costa circa il 50% in meno alla pompa. Suzuki Swift nella versione 1200 da 94 cavalli a benzina costa 15.516 euro. Per la versione a GPL si aggiungono 1.700 euro. Eccoci alla guida di Suzuki Swift, una vettura che con questo motore di 1200 centimetri cubi sembra nato apposta per la doppia alimentazione benzina e GPL, tanto è brioso e tanto mantiene inalterate le caratteristiche di fluidità e queste buone prestazioni. Suzuki Swift è una vettura compatta ma nello stesso tempo ogni centimetro interno è ben sfruttato. Ha dei materiali all'apparenza molto sobri, quasi austeri, ma con accostamenti, accoppiamenti, finiture di ottimo livello. Tra l'altro non dimentichiamoci che stiamo parlando di una vettura che costa poco più di 15.000 euro, dunque deve scendere obbligatoriamente a dei compromessi nella componentistica. È una vettura che ben si presta all'uso cittadino, grazie alle dimensioni compatte e a un ottimo angolo di sterzo, ma nello stesso tempo mantiene un comfort elevato e può diventare anche una prima auto per le persone che vogliono investire meno soldi nell'acquisto di una vettura. L'impianto GPL viene montato su Suzuki Swift solo al momento dell'acquisto della vettura, è una sorta di accessorio. L'accessorio è venduto a poco più di 1.500 euro, ma attenzione perché in questo momento in cui le vendite delle auto in generale stentano un po', anche la stessa Suzuki offre ai propri clienti degli sconti estremamente interessanti, sconti che rendono ancora più appetibile Suzuki Swift. Era il 4 luglio del 2007 quando Fiat lanciò la nuova 500. A distanza di 5 anni, la piccola vettura del marchio di Torino continua ad essere una delle più apprezzate dal pubblico femminile e non solo. Una vettura lunga 3,54 m e una vettura che ha un bagagliaio di 185 litri. Una vettura perfetta per la città dalle linee morbide e sfiziose anche all'interno. Linee morbide che non vengono alterate indubbiamente dalla doppia alimentazione benzina e GPL, perché la vettura che vi stiamo raccontando oggi ha questo plus. Il motore di base è un 1200 8 valvole, il motore meno potente della gamma, quello con 69 cavalli ma sufficienti per dare brio a una vettura che pesa meno di 900 kg. La doppia alimentazione viene realizzata direttamente in Fiat, questo a beneficio di una grande affidabilità e di un grosso connubio tra i due sistemi. Ricordiamo un serbatoio di 35 litri per la benzina, 30 per il GPL. Iniettori particolari, una gestione elettronica messa a punto da casa Fiat che permette di avere una vettura fluida nel funzionamento e decisamente parca nei consumi. E un ultimo sguardo anche al listino prezzi. Fiat 500 nella versione Lounge B-Fuel con motore benzina e GPL costa 12.000 euro, circa 1.300 euro in più rispetto alla versione benzina. Ma mi raccomando, state attenti perché all'interno delle concessionarie spesso ci sono promozioni interessanti che in un periodo così difficile di crisi vi possono aiutare nell'acquisto di una vettura. Ed eccoci al volante di Fiat 500 1200 Easy Power in versione Lounge. Easy Power perché ha questa doppia alimentazione estremamente facile da gestire. Quando si parte, come tutti i motori che sfruttano anche l'alimentazione GPL, il motore si avvia a benzina, appena la temperatura di esercizio è ottimale si passa automaticamente senza
nessun comando, l'alimentazione è GPL e sia questo passaggio ma anche nella guida non si avvertono differenze. Nell'alimentazione benzina Fiat dichiara 19,6 km litro che scendono a 14 con l'alimentazione GPL, però ricordiamo il costo del GPL è estremamente interessante alla pompa. Grande praticità d'uso, servosterzo elettrico molto preciso, il cambio 5 rapporti con una buona selezione e ottima la posizione della leva del cambio, leggermente rialzata, ideale per non spostare troppo il braccio destro. Ti direi un'utilitaria alla quale non manca nulla e con questa versione è anche estremamente economica. Quando si parla di sicurezza alla guida, anche i cristalli hanno un ruolo fondamentale. Approfondiamo l'argomento con Gianfranco Di Gennaro, responsabile relazioni esterne di Dr. Glass. Fondamentalmente il nostro lavoro è abbastanza semplice, cioè quando un cliente viene da noi, fagli capire quando il vetro è da sostituire rispetto a una normale riparazione, oppure quando lo stesso presenta delle condizioni di sicurezza non più in regola con il codice della strada. Questa è la condizione basilare, perché pochi sanno che circolare con un vetro rotto comporta delle severe sanzioni da parte dei tutori dell'ordine. Il gruppo Dr. Glass è in effetti da sempre molto attento al discorso ecologico, perché i materiali inerti o da riparazione o da sostituzione nei nostri servizi sono abbastanza inquinanti, per cui esiste tutta una procedura per i nostri centri alla quale si devono attenere in maniera molto rigorosa. Ovviamente il discorso verso l'ambiente è importante e il vetro è una di quelle materie che ben difficilmente si può disperdere, perché ha un lasso temporale veramente molto elevato. Si chiama Renault Kangoo ZE ed è il primo veicolo della gamma completamente elettrica della casa automobilistica francese Renault. È un veicolo commerciale ideale per trasportare le merci in città con un carico che arriva fino a 3.500 litri. È disponibile in tre versioni, a passo corto 4,20 m, a passo lungo 4,60 m e la versione lunga è disponibile anche con 5 posti. Sì, detto bene, un veicolo commerciale estremamente funzionale, perché le batterie che alimentano il motore sono posizionate tutte sotto il pianale. Il motore, andiamo nel dettaglio, un motore, dicevamo, elettrico che permette un'autonomia di 170 km, dunque più che importanti chilometraggi assicurati per ogni esigenza, la ricarica che può durare tra le 4 e le 6 ore in base appunto al sistema di ricarica, però la stessa Renault sta mettendo a punto un sistema dove voi andate nelle concessionarie e vi viene sostituito automaticamente il pacco batterie. Le prestazioni: 130 km di velocità di punta da 0 a 100 in 20 secondi, la trasmissione è automatica, trazione anteriore, una trasmissione che permette un ricarico delle stesse batterie in fase di decelerazione e frenata. Grande robustezza, ma anche un veicolo pratico ed affidabile. Pratico soprattutto grazie alle porte laterali scorrevoli che permettono di accedere facilmente al vano di carico e di posizionare in modo pratico le merci. È un veicolo affidabile, un veicolo elettrico che grazie appunto alla propulsione a zero emissioni permette di entrare nelle zone a traffico limitato e nei centri storici senza limiti, e anche oggi avremmo potuto raggiungere Piazza Vecchia qui a Bergamo anche senza dei permessi. Guidare una vettura elettrica è sempre una sensazione particolare. Innanzitutto il rumore è assolutamente assente, si sente un po' il rotolamento dei pneumatici e alle alte velocità i flussi d'aria. Per contro dobbiamo valutare Kangoo ZE come una vettura da lavoro, una vettura multispazio, specialmente questo allestimento che prevede due soli porti dietro un ampio vano di carico. Però ricordiamo che in gamma troviamo anche la versione più lunga con una panchetta centrale, perciò si può arrivare ad avere anche 5 posti, allora diventa una multispazio da famiglia. Le considerazioni sono per lo più legate ai costi di esercizio. Una ricarica che costa mediamente 2 euro, 2,50 euro, con questo si possono percorrere circa 170 km, direi che questo è l'aspetto più importante di una vettura di per sé, questa che stiamo provando, che costa solo 20.000 euro, al quale bisogna aggiungere 75 euro mensili, che è il costo dell'affitto delle batterie, perché le batterie di questo motore elettrico sono di proprietà di Renault che le gestisce, Renault che le sostituisce in caso di danneggiamento.
però al di fuori di questa tassa, chiamiamola così, di 75 euro al mese, il resto sono tutti i soldi che voi risparmiate nell'uso dell'auto. Come sempre per le 6 vetture protagoniste di questo speciale abbiamo scelto i cerchi Alcar. Andiamo a scoprirne qualcosa di più insieme. Anche per questo speciale ci siamo affidati alla competenza e alla qualità delle ruote del gruppo Alcar, il numero uno in Europa nel mercato del ricambio per cerchi in acciaio e lega. Alcar è un gruppo industriale e commerciale internazionale che fonda il suo successo su fattori chiave come la progettazione innovativa, le tecnologie di produzione all'avanguardia e il rapporto con i consumatori orientato ai servizi d'eccellenza. Alcar Italia, con sede a Seregno in provincia di Milano, distribuisce 4 marchi del gruppo, che possono essere così identificati: AEZ per design, qualità, stile di vita, DOTS per tendenze e un occhio attento al tuning, DEZENT, modernità discreta, e per concludere ENZO, minimalista e molto attento al prezzo. Per accompagnare i propri clienti nella miglior scelta del prodotto, Alcar Italia ha messo a punto un pratico configuratore all'interno del sito www.alcar.it. Sono numerosi i progetti che negli ultimi anni vedono il comune di Bergamo impegnato nel cercare di ridurre le emissioni di CO2 e anche i cittadini hanno un profondo rispetto ambientale. Approfondiamo l'argomento con il dottor Massimo Bandera, assessore all'ambiente del comune di Bergamo. Una città che punta su un progetto importante che si chiama Bergamo Sostenibile, perché vuole coinvolgere tutte le realtà cittadine perché assieme si possa portare avanti iniziative che promuovono la sostenibilità a 360 gradi, sostenibilità anche nello stile di vita, quindi nell'approcciarsi anche penso alla mobilità, quindi con un'attenzione a utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, utilizzando le piste ciclabili. Una città che sta crescendo, sta dando più servizi in termini di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Stiamo lavorando anche per promuovere una mobilità più ecologica. A Bergamo è una delle prime città dove nei parcheggi a pagamento le auto elettriche e le auto ibride parcheggiano gratuitamente. Abbiamo recentemente aderito a una campagna promossa a livello europeo, si chiama Patto dei Sindaci, in cui la città di Bergamo si è impegnata da qui al 2020 di ridurre del 30% le emissioni di CO2. E così, carissimi amici di Odeon e telespettatori di Safe Drive, si conclude anche il tempo a nostra disposizione per lo speciale Green Town, il secondo speciale del 2012 che ha visto come protagoniste 6 vetture con propulsione alternativa. È tempo di bilanci, Andrea, cosa pensi di queste 6 automobili? Sì, 6 vetture completamente diverse, in estrema sintesi, BMW, tanta sportività, tanti cavalli, prestazioni al top. Kangoo ZE, una multispazio per caricare tutto quello che volete e alla sera, con un po' di corrente elettrica, un paio di euro, siete già pronti per ripartire il giorno dopo. Citroen, un'offerta interessante, un motore diesel, 2 motori elettrici, anche a trazione integrale. E poi arriviamo alle 2 giapponesi. 2 giapponesi con 2 caratteri, anche in questo caso completamente diversi. Toyota, che offre un sistema plug-in, anche in questo caso una ricarica veloce, un buon motore a benzina, costi di gestione estremamente contenuti. E invece Suzuki, 5 porte in poco meno di 4 mesi, tanto spazio, tanto comfort, tanta sicurezza. E poi per ultimo, ma non ultima, la nostra piccola 500, un prodotto italiano che continua a farsi valere con poco più di 12.000 euro, una doppia propulsione, benzina e GPL per andare dove volete e dei costi contenuti. E ci rimane ancora qualche minuto per ringraziare i nostri partner tecnici Bosch, Alcar, Diavolina, Dr. Glass e anche Continental. E poi oltre al servizio che avete appena visto su Odeon e le successive repliche potrete leggere la prova di queste vetture sulle pagine di automobilismo e sul sito internet giornale.it. E quindi l'appuntamento è per quest'inverno quando proveremo 6 nuove vetture sulla neve. Ciao! Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for